ci ho messo un attimo a realizzare perché in cuor mio sentivo che era Lida e quindi ero già proiettata ad abbracciarla e quindi ho dovuto un po' rassettare le idee e ho guardato mia mamma e poi il resto è venuto da sé, mi sono trovata per aria. Ma io sono una formichina, i miei genitori mi hanno insegnato a tenerli da parte, quindi finché non ci sarà un progetto concreto li terrò da parte. Andiamo al peggiore, così finiamo in bellezza. Il peggiore è quando ho sbagliato ingrediente in dispensa e ho preso, come tutti saprete, un polmone al posto di un pezzo di capocollo. E il momento migliore invece è stato quando mi è stato assegnato il grembiule, perché è stata la prima volta dopo tanto tempo che mi sono sentita di valere qualcosa. Il consiglio l'unico che do ai concorrenti è di crederci, perché è stata la mia chiave per la vittoria. Non ho mai smesso di crederci e dare il massimo sempre. Alla vittoria mi ha portato un po' di fortuna. Un po' di fortuna che quando ho fatto errori clamorosi c'è sempre stato chi ha fatto peggio di me. Vedi Sylvie, vedi Dario, quindi nei momenti in cui sarebbe stata giusta una mia eliminazione c'era chi faceva peggio. E tanti errori, però alla fine chi è che non sbaglia? Cioè nessuno si è mai dimenticato il riso quando andava a fare la spesa, quindi per me tutti perdonabili.